Ehi Giovanni, in memoria, la paura degli esami potrebbe essere legata a quanto sei sicuro di te stesso o quanto sei sicura di te stessa. Probabilmente avrai notato che ci sono alcuni studenti che affrontano gli esami con enorme sicurezza. Quando entrano nell'aula o si siedono davanti al professore, appaiono estremamente sicuri e rilassati e ti sarai anche chiesto come fanno. Ti sorprenderà sapere che il modo in cui stanno fisicamente, quindi la loro postura naturale, non li influenza solamente durante l'esame, ma anche quando vanno a studiare. Ci sono un sacco di ricerche scientifiche che parlano proprio della nostra capacità di apprendere che aumenterebbe in funzione di quanto siamo aperti nei confronti del libro, proprio fisicamente. Quindi oggi andiamo a vedere un esercizio velocissimo, una diagnosi molto veloce che possiamo fare della nostra postura proprio per vedere se è adatta a affrontare al meglio, senza paura, gli esami e per diventare più sicuri di noi stessi. Ma prima di continuare, iscriviti al canale così avrai la miscela esplosiva di indicazioni, segreti e strategie che nascono dall'unione del metodo di studio col carisma e la resilienza. Ho passato quasi tutti gli anni della scuola e buona parte della prima laurea pieno di insicurezze, sia quando mi sedevo davanti al libro, sia quando andavo davanti al professore che vedevo come un'entità suprema che era possibile di decretare la mia morte, il mio fallimento in 15 minuti di esame. E ricordo che soprattutto a scuola, dove ero un ragazzino bruttarello, un po' grasso, costantemente bullizzato dai miei compagni di classe, avevo un fortissimo desiderio di ottenere almeno due cose. La prima era sicuramente il rispetto degli altri da parte dei miei compagni di classe che alle medie e alle superiori non mi vedevano di buon occhio e avevano anche le loro ragioni. E la seconda era il desiderio di essere più forte, più carismatico di fronte all'insegnante quando andavo all'interrogazione, perché ne ero veramente terrorizzato, tanto che tutte le mattine, quando arrivavo a scuola e sapevo che dovevo avere un compito in classe o un'interrogazione in quella giornata, durante la prima ora ero costretto a correre al bagno. All'inizio pensavo che una persona o nasce bella e sicura o comunque rimane insicura per tutta la vita. Poi ho iniziato a leggere decine di libri che parlano di linguaggio del corpo e ho notato che in questi libri l'argomento postura è un po' abusato. Si dice che questa postura adeguata, giusta, ci renderebbe più sicuri di noi stessi, quindi capaci di affrontare le situazioni, le persone, soprattutto le situazioni sociali, in maniera sfrontata e sfacciata, e questo vale anche per gli esami. Però vediamo subito un piccolo esercizio che ti indicherà se hai la postura giusta, quella che effettivamente trasmette sicurezza, e come puoi applicarla ai tuoi esami. Ti chiedo di prendere due penne, metterle una in ciascuna mano e impugnarle con il corpo e le mani e le braccia molto rilassate. Quindi rilassa il corpo, sciogli le spalle, mettiti a tuo agio e lascia cadere le braccia in maniera naturale, non forzata, proprio come stai durante la tua vita nella postura eretta. Noterai che le punte delle penne si indirizzano verso appunto una direzione. Se la direzione è parallela, quindi se le due punte delle penne non si intrecciano, vuol dire che va tutto bene, la tua postura è corretta. Se invece vedi che le due penne nella loro linea immaginaria, che parte dalle loro punte, potrebbero intrecciarsi, beh, questo potrebbe non andare bene. Quindi un sottile movimento delle spalle ti porterà a portarle indietro e quindi a raddrizzare le due penne, i due pugni, in modo che esse siano perfettamente parallele. Come abbiamo detto, non è che devi pensare per tutta la giornata continuamente alla posizione delle tue braccia o al fatto che potresti avere delle penne che si incrociano nelle loro linee immaginarie, però sicuramente questa è una buona indicazione che ti porta a aprire le spalle e avere una postura più eretta. Quindi stiamo attenti perché effettivamente durante la giornata, soprattutto se siamo studenti, ma anche se lavoriamo davanti al computer, abbiamo l'abitudine di avere appunto questo corpo accartocciato come una girella. Quindi ci chiudiamo in noi stessi, chiudiamo le spalle e poi è una posizione che noi acquisiamo quando andiamo in palestra, ci alleniamo sovraccaricando probabilmente questa parte del corpo con i pesi e a quel punto il nostro corpo reagisce tirando i muscoli verso l'interno e portandoci ancora più a essere tesi
e chiusi, e questo ci porta a avere, secondo le ricerche, una postura che non favorisce né l'apprendimento, né il benessere, né le prestazioni lavorative. Pensa che questa posizione la teniamo spesso anche a letto, soprattutto se dormiamo su un fianco, quando invece molti medici consigliano di dormire a pancia in su e quindi proprio con le spalle appoggiate al materasso, in quella postura aperta che è esattamente il contrario della postura chiusa che abbiamo, come dicevamo, davanti al libro, davanti al computer, quando stiamo sul divano, quando usiamo il nostro smartphone, il nostro iPhone, e poi è la postura chiusa quella che noi teniamo nelle situazioni sociali in cui ci sentiamo minacciati. Infatti il nostro corpo naturalmente tende a chiudersi quando vuole proteggersi, quindi abbassa il mento perché vuole proteggere il collo e chiude le spalle per proteggere la cassa toracica, dove ci sono gli organi vitali più importanti per il nostro organismo. Adesso però arriva il bello, fai molta attenzione, non dobbiamo sempre stare attenti alla nostra postura, diventeremmo innaturali, però in momenti sfidanti, di difficoltà, quello può essere il segnale che ci dice che proprio in quel momento non dobbiamo perdere l'occasione di aprire le spalle e di porci in maniera più forte, più sicura di fronte alla persona che abbiamo davanti. Quindi puoi fare attenzione al tuo corpo in realtà proprio quando ti senti a disagio, e quello sarà il segnale che devi aprire un po' le spalle. Pensa che secondo un sacco di ricerche questa posizione, unita anche a un'apertura un po' più delle gambe, del petto e comunque al fatto di respirare profondamente, cambia letteralmente la chimica del cervello, porta una maggiore apertura durante lo studio, quindi è come se il cervello dicesse: ok, il mio corpo è aperto, quindi la mente è aperta a apprendere di più da quello che c'è nel libro, e poi porterebbe voti migliori agli esami, un po' per la sicurezza di sé, un po' perché il professore ha un'immagine di noi più sicura, migliori punteggi ai test e alle prove di selezione, e nel lungo periodo porterebbe più possibilità di lavoro, più promozioni e guadagni più alti. Sinceramente dubito che una persona diventi più bella o più ricca solo con questo stratagemma della postura, a volte i sogni non si realizzano, però sicuramente provare non costa nulla. Soprattutto quello che mi interessa è che questo senso di apertura tu ce l'abbia quando apri il libro e senti di essere appunto chiuso o chiuso nei confronti di quello che stai per studiare. Proviamo a aprirci e vediamo se funziona. In realtà so già che funziona e te ne accorgerai dopo i primi minuti di utilizzo. Mi piacerebbe sapere a chi vorresti far vedere questo video, perché ti ho fatto venire in mente qualche persona che è un po' chiusa e accartocciata su te stessa, e poi le tue idee, consigli e opinioni su questo argomento della postura e della sicurezza di sé. Ci vediamo nella prossima puntata.